Ed eccoci amici, prontissimi anche oggi come tutti i giorni su Rete 8 per regalarvi una nuova ricetta. E anche oggi insieme al nostro chef Antonio Di Giovacchino torniamo in Liguria con una ricetta che ha un nome veramente molto molto particolare. Come si chiama, Antonio? Particolare, il Gattafin. Gattafin? Gattafin, praticamente, chi dice che erano il nome dei ravioli anticamente proprio, sì. E chi invece dice che questa è una miniera in Liguria, sì. Dove una località proprio Gatta si chiama, ah, okay. Che i minatori prendevano ste erbette di campo, le riportavano alle mogli e le mogli gli preparavano questo piatto fine. Quindi allora, diciamo Gattafin, quindi erbette che provenivano, diciamo, da no. Questa gatta rese praticamente eleganti dalle donne in un piatto. E questo praticamente è tipo un raviolo fritto, okay. Per immaginarci, wow. Il piatto come dovrebbe essere presentato. Allora, innanzitutto allora, partiamo con gli ingredienti, parliamo prima della sfoglia. Prendiamo la sfoglia. La sfoglia abbiamo fatto della farina, mezzo bicchiere di vino e un uovo. Farina non di semola, farina di grano tenero. Ok. Abbiamo fatto l'impasto, un po' morbido. Quasi una, non dico una, no, una brisè dell'olio, sì, però. Una brisè, sì. Un fiadone. Sì, ah, esatto, l'impasto del nostro fiadone. Dei cacciatelli. Il nostro fiadone, sì. Va in forno, questo invece va questo va fritto. Ok, poi. La cosa più importante è preparare questo impasto. Questo impasto qua che va fatto con praticamente tutta una bella misticanza, più ce ne sta di erbette, di verdure, meglio è. Allora bietici, cordiette, spiraine, cacigna, un po' di tutti, borragine, facciamo una bella misticanza, lo sbollentiamo, poi lo tritiamo finemente bene 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 e dopo andiamo ad aggiungerci dentro le erbette aromatiche. Adesso timo, maggioran, mentuccia, finocchietto selvatico, un po' tutto, deve essere erba cipollina, erba cipollina, tutto quello che troviamo. E la verdura l'abbiamo precedentemente fatta saltare con una cipolla. Ok. E poi alla fine aggiungiamo queste erbette. Ci sta tutte queste erbette. Sono le vere protagoniste della ricetta. Sì, è quello che dà, diciamo, un po' sapore. Di gusto. Ok. Poi andremo a mettere un uovo. Sì. Poi qua abbiamo già messo, mistiato, il parmigiano col pecorino e il pecorino sardo. Perfetto. A piacere si può mettere o il pepe, chi è intollerante al pepe, magari c'è qualcuno il pepe non lo... E mettiamo un po', un pizzico di noce moscata noi. E poi... Un po' di ricotta. Di ricotta. Ma questo ripieno mi piace. Bello, eh? Sì, molto. A me la noce moscata piace tanto. E ci siamo. Io metterei sia la noce moscata che il pepe, tutte e due. Ah, tutte e due. Bello speziato. Sì. Diciamo, dentro la noce moscata, magari c'è chi il pepe non riesce tanto a... Meglio abbondare. Facciamo un bel impasto omogeneo, bello lavorato. Sono proprio curiosa di vedere poi come saranno fritti, è particolarissimo questo. Ma quindi lì è uno street food, quindi è più sì, uno street food, cioè non è un primo piatto. Bravissima. Ok. È più uno street food, perfetto, una cosetta da mangiare così. È un calzoncino da, che troviamo. Un calzoncino da portare al mare, dai. E dai. Mettiamolo in questa stagione, mettiamolo così. È vero? Sì. Si preparano. Per la sera, la mattina si parte e si va al mare. E si portano i Gattafin. Un bello Gattafin. Che detto così sembra che ti stia arrostando un gatto. Però, però io sono animalista. No, non è un solo nome. Sia mai. I gatti amici nostri. Me lo dici, chef. Intelligenti, bravi. Vivere con i gatti allunga la vita e soprattutto, secondo me, ci rende persone migliori, più sensibili. Ci siamo anche più rilassati. Ragione. Io adesso non ce l'ho, ma quando ero piccolo sono vissuto con i gatti, ma non uno.
10, 15, 20 ne avevo sotto casa. Ah, una casa patriarcale, i bambini giocavano nel cortile con i gatti, con gli animaletti. Io adoro gli animali. E questi erano me, i nostri giochi. Gatti, cani. Tranne i calabroni vanno bene tutti. Allora, io già mi sono fatto la sfoglietta. Ok. Che praticamente con questo caldo adesso si è seccata un po', vabbè, ma noi riusciamo a sistemarlo. Tu sistemi sempre tutto, okay. Quindi coppa pasta. Coppa pasta. Che noi dobbiamo sfamare una bella truppa, perché una non si truppa, vede, ma la scuola è chiusa e quindi abbiamo tutto il corredo dei pargoli. I bambini che cominciano la mattina, una bella colazione, bella sostanziosa. Però devo dire che questa ricetta è perfetta anche per far mangiare la verdura ai bambini. Ecco, che poi a mo' di calzone, a mo' di così, di street food e fritto si mangia tutto poi. Allora, visto che praticamente, come dicevo, si sono seccati un po'. Sì, vabbè, normale. Allora, gli mettiamo una cosetta, una spennellatina di uovo, una spennellatina, così non rischiamo che fuoriesca il ripieno. Ok. Che profumo, si sentono proprio le erbe, l'erbette, il profumo delle erbe aromatiche, si sente tutto. È incredibile come sono tutte mischiate, eppure si sentono distintamente tutti gli odori e tutti gli ingredienti che sono stati messi all'interno. Adesso la andiamo a chiudere. Poi dobbiamo ripassare bene i bordi. Sì, eh? sì, adesso. Perché quando si frigge una volta deve essere tutto ben sigillato. Ecco qua. E adesso andremo a farti praticamente con la forchetta. Con la forchettina. Così andiamo sicuri che si chiudono bene. Che belli. Io li ho fatti piccolini, si possono anche fare un più po' grandi, più grandi volendo. Un po' più grandi a chi piace, bella nono. Bel calzone. Anche se questi adesso che vanno in olio comunque un po' diventano, tendono a diventare un pochino più grandi. Sì, un po' ricrescono. Vabbè, non c'è lievito, sì, quindi però un po' ricrescono. Sì, 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 con le uova. Io per esempio quando faccio i calzoncini fritti li faccio sempre molto molto piccolini, perché piccolini, poi però sì, lì c'è sì, lievito. Quando li vado a friggere diventano praticamente enormi. Adesso le porzioni devono essere tutte non finger food, poca roba. Ma sì, perché sennò non si riesce a mangiare. È giusto assaggiarlo, mangiare, se ne prende un altro, però lasciare le cose già iniziate danno una sensazione che non... di spreco, non si butta nulla, bravo, noi lo diciamo ecco sempre, qua, non si deve buttare c'ha nulla. Ragione. E questo, se noi le facciamo piccole, riusciamo tranquillamente. Allora, l'olio già ce l'abbiamo, abbiamo messo dell'olio. Ma che belli! Poi questi, vedi, cottura veramente velocissima. E ci siamo. Tanto sai a cosa mi fa pensare? Vedi? Ai cagioni. Alle fritte. Hanno la stessa... No, l'impasto è lo stesso dei cagioni, sì, praticamente. Sì, sì, sono tagliato più spesso, sì, perché quello è l'impasto nostro che fa queste belle bolle. Cacionetta... I cagionetti fantastici. Natalizia. Allora, siamo pronti. Ci siamo. I nostri gattafin sono pronti. Ma quanto sono belli, belli asciutti. Che frittura, chef. Vedi? Complimenti. Belli asciutti, sì. Sì, sì, vero, meravigliosi. Ed eccoli qua, i nostri gattafin, che non hanno niente a che vedere con i gatti, ma sono veramente gustosi e versatili, ovviamente di provenienza ligure. Complimenti al nostro chef. E grazie. Come sono dentro, vedi? Belli, belli, belli. Il bel ripieno che si vede, gustoso, profumato. È sempre un piatto ligure. Esatto. Sempre perfetto per ogni occasione. Grazie per averci insegnato questa ricetta. Ci vediamo domani. Gli asparagi depurano il nostro fegato, sono fortemente diuretici e aiutano anche a dare giusto apporto di ferro all'organismo. Se riusciamo a farli al vapore o mangiare le parti crude, il contenuto di acido folico è il più alto in assoluto. Acido folico si distrugge dopo troppa cottura. Mangiati freschi mantengono alto livello dell'acido folico e di vitamina C.